presentando una mostra dedicata alla pop art. La mostra si estende su circa 200 metri quadri e abbiamo in esposizione vari artisti della pop art, tra cui Kaufman, Rotella, Lichtenstein, Warhol e il padre del graffitismo, Keith Haring. Alla mia destra possiamo vedere alcune delle opere presenti in mostra e varie tipologie di lavorazioni. Steve Kaufman prediligeva la serigrafia, mentre Roy Lichtenstein lavorava molto più sui disegni e poi dopo erano stampati in offset, le cosiddette litografie. Infatti qui vediamo punti di retino. Nell'altra sala abbiamo invece altri esponenti, a partire da Schifano, Andy Warhol e Keith Haring. Questa è una parte dedicata esclusivamente a Andy Warhol, dove ci sono soggetti, tipo una cartella unica al mondo dedicata ad Andersen, di questa cartella esistono sei riproduzioni, chiamate sei cartelle una diversa dall'altra. Il soggetto rimane sempre lo stesso, ma cambia il colore intorno. Ecco perché si parla di cartella unica al mondo. In Italia esistono due Andersen, le altre quattro sono fuori Italia. La pop art è un movimento nato negli anni 50 in Inghilterra, poi trasferito in America negli anni 60-70. La pop art è il nome stesso, lo dice, arte popolare. Arte popolare perché qualsiasi cosa a una persona veniva in mente di fare, che poteva essere serigrafia, poteva essere decollage, tipo Mimmo Rotella, poteva essere come Mukarami, che è stato il primo per quanto riguarda i recenti manga, faceva. E allora, potevano essere graffiti e comunque riprendevano sempre un qualcosa storico, cioè del momento, pubblicità e... Quindi abbiamo belli. Attori. Ecco perché la Madeline. La Madeline è inflazionata da quasi tutti gli artisti della pop art, serigrafia, puntine, tipo Carlo Vasini, decollage, tipo Mimmo Rotella. E questo è l'arte popolare, doveva entrare nelle persone che o non avevano mai visto musei o comunque.
questi colori, bianco, nero e rosso. Cosa rappresenta questo quadro? Allora, questo quadro rappresenta prima di tutto anche già l'artiglio, il Sud Africa, la liberazione del Sudafrica. È un uomo di colore che schiaccia letteralmente l'uomo bianco. Perché grande, esatto, il bianco. E chi tende aveva una sua convinzione che l'uomo bianco durante i secoli avesse fatto i torti alle altre razze. Essendo lui anche un personaggio che comunque ha avuto tra i suoi ragazzi solo esclusivamente uomini di colore, e ha raffigurato una serie di quadri dedicati solo esclusivamente al fatto dell'uomo nero che schiaccia l'uomo bianco.